Siamo qui con Andrea Di Sorte, consigliere nazionale ANCI e presidente del Consulta ANCI Giovane. Lei qui per illustrare la relazione, una delle relazioni più importanti dell'anno, sul futuro del federalismo. Nel concreto, cosa ci aspetta? Diciamo che mi aspetto una partecipazione da parte di tutti i soci ANCI alle iniziative che ANCI sta portando avanti, considerando che da agosto che abbiamo trovato l'unanimità su tutte le prese di posizione nei confronti del governo, noi quello che ci aspettiamo è che comunque i comuni possano essere ascoltati con maggiore spazio, anche se devo dire che questo nostro lavoro, soprattutto nel mese di agosto, voglio ricordarlo, ha portato all'individuazione di una commissione paritetica tra il governo e il l'ANCI, appunto, che possa mettere le posizioni dei comuni che amministriamo all'attenzione del governo e delle future scelte che dovranno essere prese. Quello che ci rammarica è che in tutti questi anni non è stato possibile intraprendere un percorso di riforma organico, perché ogni sei mesi è uscita fuori una manovra che ha impedito di fatto di alimentare un percorso riformatore vero e sano, perché oggi come oggi ci dobbiamo scontrare con questi tagli lineari che impediscono di fatto la modifica dell'organizzazione degli enti locali in Italia. Molto chiaro, si parla di futuro, però futuro vuol dire anche dare spazio ai giovani e ancor più quindi ai giovani amministratori. ANCI cosa fa per valorizzare, diciamo, tra virgolette, le nuove leve, anche insomma a livello di spazio e di proposte? Allora, in Italia abbiamo fatto un censimento lo scorsa primavera e abbiamo evidenziato quanto sia importante e anche numericamente la presenza dei giovani amministratori under 35 in Italia. Sono quasi 30.000 e questo ci consente di fatto, all'insaputa di molti, soprattutto degli organi di comunicazione e della stampa, siamo in grado di creare un'opinione, soprattutto nei governi locali, perché la maggior parte delle nostre elezioni le vinciamo nei governi locali, nei comuni. Luogo adatto per metterci alla prova e per dimostrare anche nei confronti delle altre generazioni più grandi di noi che possiamo batterle, che possiamo conquistarle nel campo del merito, sulla fiducia nel rapporto con la gente, nella fiducia con la gente, possiamo dimostrare quanto le nostre idee hanno un valore. L'ANCI, attraverso la Consulta ANCI Giovani, mette a disposizione a tutti di poter partecipare alle scelte anche che ANCI compie e di affrontare unitariamente tutte le tematiche che l'agenda politica ci propone. Di fatto abbiamo una serie di proposte sulla formazione, abbiamo avanzato questo l'abbiamo fatto a Taormina nel 2011, questa primavera, abbiamo avanzato 4-5 proposte al governo e abbiamo incontrato anche il Presidente della Repubblica Napolitana, in cui abbiamo fatto delle considerazioni su quello che aspetta la nostra generazione, le difficoltà che incontriamo soprattutto nei governi locali nel rapporto con la gente. Detto questo, ANCI, attraverso ANCI Giovane, sta mettendo in piedi una rete di amministratori che possa confrontarsi e dibattere e fare delle proposte al governo, al Parlamento e all'ANCI stessa, insomma. Perfetto.